Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo alla scoperta di Agnone in provincia di Isernia, 840 metri sul livello del mare, 5.300 abitanti, il paese è inserito all'interno della comunità montana dell'Alto Molise. In questa puntata abbiamo tante cose da scoprire, ma iniziamo il nostro itinerario con il primo cittadino. Agnone è un comune dell'Alto Molise che attualmente conta circa 5.300 abitanti, anzi è il capoluogo naturale dell'Alto Molise. Nel territorio compreso fra il Medio Trigno e il Medio Sangro. È il territorio di Agnone molto ricco di boschi. Agnone ha una storia millenaria, e molti ritengono che la sua origine venga dalla antica Aquilonia Sannita. Una cosa è certa, che la Aquilonia Sannitica non doveva essere molto distante da questi posti e le popolazioni, residue, hanno trovato una loro organizzazione nel corso dei secoli lungo una dolce collina su cui attualmente sorge Agnone. Quindi molto probabilmente il nome di Agnone deriva da Angolum e quindi poi cambiato, mutato in Anglonum e quindi successivamente nel 1507 si parla per la prima volta in un documento di Agnone. Per quanto riguarda la storia di questo paese, essa è una storia di rilievo sicuramente rilevante sia dal punto di vista delle attività che dal punto di vista religioso, soprattutto dall'anno 1000 in poi. Le numerose chiese del centro abitato, se ne contano almeno 20. I palazzi come quello in cui noi stiamo attualmente registrando, e questa è la sala del Consiglio Comunale di Agnone, sono stati costruiti proprio nei secoli che vanno dall'undicesimo al sedicesimo. Qui nel Palazzo San Francesco si conserva anche copia della tavola osca di Agnone, la tavola osca, la lingua degli osci, quindi la lingua dei popoli italici. Nella storia di Agnone poi si sono susseguite varie baronie fino alla estinzione della feudalità che è avvenuta con gli anni intorno alla Rivoluzione francese. Nell'Ottocento questo paese ha conosciuto un grande periodo di fioritura delle arti, soprattutto di quelle letterarie ad opera di grandi maestri che erano soprattutto dei preti liberali. Studiosi di livello così elevato che hanno dato ad Agnone l'appellativo riconosciuto in tutta la regione di Atene del Sannio.
Che cosa rappresenta il gonfalone del comune di Agnone? Intanto la figura centrale è un grifone, quindi un animale per metà leone nella parte bassa e per metà aquila nella parte alta. Solleva una A stilizzata, che è ovviamente la A simbolo di Agnone. Andiamo ad incontrare il parroco. Questa chiesa è intitolata a San Marco Evangelista. La storia di questo edificio sacro si confonde con la storia dell'intera cittadina di Agnone. Si dice, però di prove certe non ne abbiamo, che l'edificio, questa chiesa in onore di San Marco, sia stata edificata dai conti Borrello a cavallo tra gli anni del primo millennio e gli anni del secondo millennio. Si ha un documento preciso però del 1144, verso il 1390, qui ci fu un grande incendio. Lo stesso incendio avvenne anche nel 1640, una notte di Natale. Fu distrutto tutto. In quell'occasione l'edificio, che era a tre navate ed era una chiesa benedettina, fu trasformata in un grande salone, che è quello che vediamo adesso. Solo agli inizi del Novecento un arciprete, l'arciprete Tamburi, rifece il soffitto che noi vediamo, un soffitto di legno, però dipinto in modo particolare da qualche bravo pittore locale. Le statue che sono qui dentro sono tutte in legno, eccetto quella del Sacro Cuore. C'è un crocifisso qui in fondo che non appartiene a questa chiesa, perché è un crocifisso quattrocentesco. Anche le altre statue, Sant'Anna in legno lavorato. Però San Cristanziano non è originale, è una statua presa da un'altra chiesa, però rifatta in cartapesta, dentro però in legno, il legno massiccio e pesante. L'organo è particolare in questa chiesa, perché è il primo organo del Molise ed è stato fatto da maestranze locali sia nel mobile che nella meccanica. Qui abbiamo San Deodato sotto l'altare di Sant'Anna e abbiamo Santa Teodora. Agnone ha tante chiese proprio perché c'era tanta ricchezza. E soprattutto i nostri artigiani tante volte ritornavano e magari per un voto fatto, perché avevano scampato qualche pericolo, creavano una devozione di santi della Bassa Italia qui da noi. Mille anni di tradizione, e questo è il biglietto da visita della Fonderia Pontificia Marinelli. Andiamo ad incontrare i titolari.
La fonderia Marinelli fa campane da 1000 anni. La particolarità di questa famiglia è che, oltre a far campane da 1000 anni, usa gli stessi metodi e le stesse attrezzature che si usavano 1000 anni fa. Qui ci troviamo nel museo, un museo dove noi cerchiamo di raccontare un po' la storia delle campane e diffondere la cultura delle campane, perché è molto interessante, specialmente per chi veramente sta dimenticando questi antichi mestieri. Nel museo possiamo vedere un po' quelle che sono quella che è l'evoluzione della campana, iniziando dalla campana dell'anno 1000, che risale più o meno alle origini della tradizione delle campane qui in Agnone. Poi, mano a mano, nei secoli, troviamo campane più decorate, vediamo questa evoluzione nelle decorazioni delle campane, fino ad arrivare ai giorni nostri, campane più importanti, meno importanti. Per noi naturalmente l'importanza della campana è sia per una campana piccolissima che per una campana molto grande, perché quando nascono in fonderia queste campane, per noi nascono delle creature. Possiamo vedere poi nel museo un periodo molto importante, Pasquale Marinelli, il nostro bisnonno, durante i grandi lavori di Pompei, lì proprio sul posto incontrò Pio XI e gli chiese l'attestato di poter innalzare sulla nostra fonderia lo stemma pontificio. E dal 1924 noi abbiamo l'onore di fregiarci dello stemma pontificio. C'è una campana a noi molto cara, che è la campana del Giubileo, che adesso si trova nei Giardini Vaticani. Questa campana noi riteniamo che, oltre alla grandezza eccezionale di 5 tonnellate, sia la campana che storicamente in tutto il mondo abbia una sede a livello mondiale. Ci troviamo poi il momento con l'incontro, il primo incontro con Papa Ratzinger, con la campana eucaristica, quando siamo andati a Piazza San Pietro. Siamo passati da un museo statico, quello che vi ha raccontato mio fratello, a quello che è un museo, io lo chiamo il museo dinamico. Perché museo dinamico? Perché la nostra lavorazione è una lavorazione che facciamo a fasi, quindi ci sono varie fasi di lavorazioni. Il turista curioso non vede mai la stessa situazione. Infatti adesso possiamo vedere un'anima che si sta asciugando, ma vediamo come ci si arriva all'anima. Noi dobbiamo costruire prima quella che è la parte interna, proprio l'anima, che è una struttura di mattoni poi sagomata di argilla. Sull'anima dobbiamo costruire la falsa campana e sulla falsa campana si sconfina, lì c'è l'arte, la falsa campana viene decorata, i santi, le iscrizioni, le dediche, e quindi la campana imprime quella che è il tempo storico e poi viene fatto il mantello. Una volta che sono stati costruiti questi tre pezzi si dividono, la falsa campana si butta, ci lascia il posto al bronzo che entrerà tra l'anima e il mantello. È un'emozione bellissima, perché nel momento in cui andiamo a fare la colata noi preghiamo, e quello che ha fatto qui quando è venuto Giovanni Paolo II, è entrato e come un parroco ha recitato la litania e noi abbiamo fuso la campana dell'ONU, che poi lui l'ha donata al Palazzo di Vetro. E poi ecco, sì, l'emozione è grande perché la campana è la
è la voce di Dio, quindi è un oggetto che si trova tra il cielo e la terra, e la campana è una cosa che raccoglie, che quando suona chiama l'unione delle persone. Quindi noi quando facciamo le campane siamo molto attenti, perché ecco, ripeto, un oggetto che per noi è veramente molto molto importante. E anche la tradizione dell'andoccia è nel cuore degli agnonesi. L'andocciata è la manifestazione più imponente che si conosca oggi al mondo, legata al rito del fuoco ed a Natale. L'8 dicembre ogni anno a livello turistico la realizziamo in Agnone, più di 30.000 persone vengono a vederla. 1996, offerta in piazza San Pietro, nel cuore della cristianità mondiale, al cospetto del Santo Padre Giovanni Paolo II. L'andoccia è costruita con listelli di abete bianco, alti circa 4 metri, legati con del fil di ferro ad un metro, e sulla punta finale c'è la ginessa che rende lo schioppettio, portata a spalla dai rurali dalle 5 contrade che costituiscono la nostra città di Agnone, definita proprio grande come manifestazione, un gigantesco ed immenso fiume di fuoco che attraversa la nostra città di Agnone all'imbrunire del 24 dicembre, quando sferra il campanone della chiesa di Sant'Antonio e lì partono i rurali. Adesso conosciamo la secolare chiesa di Sant'Emidio con all'interno il museo e la biblioteca emidiana. Questa chiesa è caratteristica per due motivi. Prima di tutto per la sua antichità, anche per le diverse impostazioni, è ancora caratteristica per i temi messi in evidenza. Cioè si tratta di una chiesa nella quale le opere d'arte non sono messe a cianfrusaglia, come va, ma a temi. È una chiesa che parte dal 1200, le notizie possono essere dalla prima metà del 1200, il portale e il rosone del 1300, possiamo dire che tutta quanta la storia dell'arte noi la troviamo in questa chiesa qua. Nel 1400 è stata fatta la seconda navata, fine 1400 e principio 1500 è stato fatto il crocifisso, che è di una bellezza tutta eccezionale. Nel 1600 le statue lignee di scuola napoletana rappresentante l'ultima cena, posto dietro l'altare maggiore. Ed allora ne troviamo tutto il tema dell'Eucaristia nel presbiterio. In più c'è in questa chiesa l'altare della Sacra Famiglia. Con fatto curioso, la circoncisione messa come quadro centrale di questo altare e non la Natività, perché Gesù era un ebreo e come ebreo doveva diventare membro del popolo eletto di Dio, primo. Secondo, perché è nella circoncisione che Gesù ha versato il primo suo sangue per la redenzione degli uomini e non nel Getsemani. Abbiamo anche la statua del Sant'Emidio, che è del 1748. Abbiamo la Pietà in terracotta.
Il Cristo Crocifisso di Giulio Monteverde, 1898. La biblioteca è eccezionalissima in quanto che tiene materiale addirittura come per esempio pergamene del 1230. Libri del 1500, 1600, 1700. Teniamo anche incunaboli. Uno di questi incunaboli, 1479, il più antico. Teniamo anche un documento usato da San Bernardino da Siena, 1430. Teniamo una copertina di libro, una copertina di registro, come veniva scritta la musica ai tempi di Guido d'Arezzo. L'inventore del tetragramma è stato Guido d'Arezzo, vissuto tra il 940 e il 1015. Abbiamo anche l'evoluzione della musica scritta su un solo rigo, scritta su tre righi, e poi scritta il gregoriano scritto su cinque righi. La scuola alberghiera di Agnone ci delizierà con le tipicità e la gastronomia del posto. Oggi assaggeremo dei prodotti tipici e tradizionali della gastronomia agnonese. Partiamo da un antipasto fatto da salumi fatti in casa con i relativi sottoli e sottaceti, per passare poi alla famosa zuppa alla santè, che si dice fosse stata introdotta qua in Agnone dalla regina Giovanna la Pazza, per passare poi al piatto classico che sono le lasagne a tacconi. Tacconi in dialetto veneziano significa basolato, quindi un po' come la pavimentazione di Agnone, perché sono a forma romboidali, diciamo che sono demantagliati, fatti con uovo e farina, condite con un sugo fresco di pomodoro e basilico. Poi abbiamo un altro piatto della tradizione, che è la cicoria cacio e uova in brodo di gallina, per passare alla classica gallina con cui abbiamo ottenuto il brodo con i sottaceti, sempre fatti in casa, un'insalata classica agnonese con tutte le verdure di campagna e di stagione, soprattutto queste fresche di pomodoro, cetriolo, eccetera, i nostri pani e infine il cosciotto di agnello brasato. Con il cosugo, volendo, si possono condire delle paste. E infine i formaggi tipici, tra cui la stracciata e il caciocavallo, che rientra anche nella preparazione della zuppa alla santè. E poi, come dessert, quest'anno un nostro pasticcere ha fatto questa riproduzione della tavola osca in cioccolato rispetto a quella in bronzo, che è stata anche spedita per le nozze reali che ci sono state nel mese di giugno. Siamo anche in compagnia con i ragazzi del nostro istituto alberghiero qui di Agnone, che hanno dato una mano a realizzare questi piatti, per cui vi aspettiamo in Agnone! Agnone per fare su Rois, dalle montagne dell'Alto Mulois, chiese, palazze e poteche veneziane, rame, ore e cento campane, zuppa alla santè, cavatelle e pallotte, cumbiette, cascavelle e ricotte, doccia d'agnone, liuce de voglia, scemmandoica, tallumadoia. Issa parlatura l'arcanosc, paga, caci d'agnone. Annuncio dicene, callarere d'agnone, agnone e biel, veniteci a trua. Valeva la pena di venire qui, così concluse il suo viaggio ad Agnone nel 1995 Giovanni Paolo II. Il paese vi aspetta come vi aspettano tutti i borghi d'Italia, che vanno gustati non solo con gli occhi ma anche con il cuore. Consultate il nostro sito per rivedere tutte le puntate, e oggi voglio lasciare in un modo particolare con il suono della campana creata dalla Fonderia Pontificia Marinelli in occasione del 150° anno per l'Unità d'Italia. Quindi ciao e buone passeggiate.